La scena si girerà, anzi, si vivrà all'alba. Antonella balza al braccio del produttore Dandi. Si inginocchierà accanto a Franco all'altare della Cappella del Redentore, una piccola chiesa di Napoli. Tra i due una felicità intima, un po' furtiva, quasi da matrimonio segreto. Nessuno ha scritto i dialoghi, le tenere parole che si scambiano adesso che hanno raggiunto il loro obiettivo. Appena celebrato il rito, fileranno verso Roma su un'auto che è stata di Beniamino Gigli. Ci sono casi nei quali, ce lo permetta il famoso tenore, in due si canta meglio. Sofia Loren è una ragazza moderna, sa che a Torino bisogna visitare la Fiat e poi gli operai l'aspettavano in massa. In fatto di automobilismo la Fiat dà il buon esempio, per farne il giro bisogna prendere l'auto. Ma non è un problema, qui le macchine non mancano. Sofia percorre i grandi padiglioni, costeggia le linee di montaggio. Anche i film richiedono un lavoro di montaggio. Una ragione di più per fraternizzare. L'uscita di questo cinegiornale segnerà una data per molti degli operai qui presenti. Potranno dire senza tema di smentita: siamo apparsi sullo schermo con la Loren. Più 5 minuti di pausa nel lavoro pari a milioni di lire. Omaggio al cinema nella persona di una delle sue più acclamate ambasciatrici.